Beh, la motivazione più grande è quella per noi, insomma, che vogliamo tornare alla vittoria, vogliamo essere anche un pochino, lavorare con un pochino più di serenità, ecco, questo è quello che magari ci manca. Siamo positivi perché dopo un pareggio ad Avellino, che non è stato assolutamente facile, perché ribaltare il risultato in un campo del genere, con una squadra del genere, insomma, ci ha dato un pizzico di morale in più per preparare la partita per Cesena. Poi avranno delle assenze, sicuramente sopperiranno queste assenze con giocatori comunque di livello, altrimenti non erano nella rosa, e io penso che loro si metteranno con il modulo a specchio nostro, perché Bisoli so che comunque gioca molto sull'avversario e quindi sulle probabilità di neutralizzarci, ecco. Quindi io guarderei magari più a noi, comunque su quello che stiamo preparando, più che altro a loro. Loro faranno quello che devono fare e li incontreremo sabato. Quindi Cosmi vi ha rigenerato soprattutto sul piano mentale in questo momento? Sì, è quello che andava toccato magari di più, sai, perché dopo aver fatto comunque 4, 5, 6 sconfitte consecutive, insomma, il morale non dico che era a terra, però ci si facevano delle domande, perché la squadra di 2 mesi fa ha fatto 4, 5, 6 vittorie consecutive, adesso sta, cioè, cos'è cambiato, cos'è. Questo è le domande magari che si è fatto l'allenatore quando è arrivato, quindi la soluzione è stata che a livello psicologico la squadra andava un pochino tirata su di morale, e questo è il lavoro che sta facendo, oltre al fatto che lui sta mettendo in campo le sue idee, i suoi tesori, che comunque durante le sue annate l'hanno fatto vincere, lo hanno fatto far bene, e ci sta mettendo a disposizione nostra. Ecco, sta puntando molto, mi pare di capire, sulla coesione del gruppo, perché andate a pranzo anche insieme, una novità. Sì, io l'avevo già fatto, è una cosa che mi sono trovato molto bene. Comunque noi compagni come gruppo devo dire che è stato, cioè, eccezionale, quindi questa è una cosa in più che ci fa molto piacere, e lui sì, sta confidando in questo, comunque sia in campo che fuori vuole la stessa mentalità, vuole coesione tra di noi, vuole unità di reparto, vuole una squadra compatta, unita, che lotta per insieme, perché non abbiamo un singolo che ci fa vincere le partite, dobbiamo avere la forza tutti quanti di andare nella stessa direzione. Questo è il concetto che ci ha espresso. Senti, per quanto riguarda invece il ruolo, la zona di campo che tu ricopri, tu sei un esterno, meglio una difesa a tre, perché magari hai più copertura alle spalle, lo dicevi poc'anzi, no? Sì, esatto, quando giochi con un modulo come vuole il mister, che è un 3-5-2, insomma, hai comunque tutta la fascia da fare, però in fase difensiva comunque puoi venire coperto da o il terzo centrocampista, o comunque c'è una scalatura fatta dal terzo di difesa, quindi hai meno compiti difensivi, puoi cercare di proporre di più, che è quello che noi vorremmo andare a fare. Simone, cambierebbe qualcosa se in futuro, anche nel futuro prossimo, si passasse ad un modulo leggermente diverso con i due difensori alle spalle della punta, perché 3-4-2-1 cambia qualcosa a livello di... No, credo non cambierebbe niente, perché il lavoro che va fatto dalle mezzali, in questo caso di centrocampo, dovremmo richiederlo più per i due mezze punte. Sicuramente non verrà chiesto di tornare fino alla linea difensiva, però una maggiore copertura per non far iniziare loro il possesso di palla, questo sì. Però in fase propensiva avremo 3 giocatori meglio sfruttabili, 2 in mezzo tra le linee, e quindi a noi potrebbe anche andare meglio. Comunque sì, è una soluzione di gioco che abbiamo provato anche ieri in partitina, comunque il mister ce l'ha in mente, e vediamo se lo potrà sfruttare, insomma, lui vede e insomma deciderà. Simone, non c'è il rischio un po' di sopravvalutarlo questo pareggio? Insomma, è vero che è interrotto una striscia di sconfitte, però pur sempre la classifica rimane quella che è. No, sì, quello sì. Io ti dico, il morale, che non è una felicità, non è un ti ha fatto lavorare sereno, perché comunque in un campo così perdere 1-0, perché loro potevano fare gol solo su palla inattiva, perché pericoli insomma ci sono stati, però minimi. Il punto che abbiamo preso alla fine è stato proprio un punto d'orgoglio, nel senso che comunque dopo l'1-0, una squadra che viene da 6 sconfitte consecutive, insomma lì la partita finisce. Invece noi abbiamo avuto una reazione e si è vista portandolo al pareggio. Poi è ovvio che non possiamo essere contenti, perché ci vogliamo la classifica, un punto siamo sempre lì, insomma, è quello. Però ti ha fatto lavorare con un pochino di più serenità, andando verso la sfida col Cesena. Ecco, a proposito di Cesena, per caratteristiche, al di là della questione tattica, perché comunque gioca
un po' come l'Avellino, no? Un 3-5-1-1 dovrebbe essere quello del Cesena. Per caratteristiche mentali sono molto simili queste due squadre, secondo te, Avellino e Cesena? Ma diciamo che il Cesena gli piace proporre gioco da dietro. Abbiamo visto i video, comunque loro cercano di giocare a palla dietro, cercano comunque i passaggi. E l'Avellino è più una squadra strutturata davanti con Galabino e Castaldo, e quindi li cercavano di più. Qui hanno, vero, Rodriguez, De Frel, tanti altri giocatori che comunque sì, sono strutturati, ma magari meno portati a una fase di lancio. Quindi loro cercano di più il possesso palla. Secondo me sono due squadre un po' differenti. Una cerca di più la fase di possesso, l'altra cerca di più magari il lancio verso le proprie punte. Magari il Cesena attende e riparte probabilmente negli sì, spazi, no? Sì, dai video, comunque anche dalle partite che ho visto, loro tendono a fare una linea 5 dietro, belli stretti, compatti, per cercare poi di ripartire, perché due davanti molto veloci, con anche D'Alessandro, e quindi cercheranno, penso, di interpretarla così. No, beh, credo che quello che vogliamo portare alla partita è subito una mentalità di propensione, di imporre il nostro gioco, perché giochiamo in casa, perché dobbiamo cercare di tornare a vincere, e quindi non stiamo molto pensando a quello. Sicuramente guardiamo quello che proporranno loro, ma noi adesso dobbiamo guardare noi stessi e cercare di comunque uscire da questa situazione, e possiamo solo uscirne con i nostri mezzi, quindi con quello che sappiamo fare, e questo lo metteremo in pratica. Diciamo che tatticamente è tassativamente vietato proprio concedere la profondità, no? Loro giocheranno, adesso io non so come giocheranno, perché Bisoli cambia molto spesso modulo. Hanno giocato 4-4-2, hanno giocato 5-3-2, hanno giocato 4-3-2-1 con D'Alessandro e De Frel dietro alla Rodriguez, quindi hanno una metamorfosi un po' complicata. Loro faranno quello che vorranno. Comunque sì, quello che noi dovremmo cercare di fare, avendo comunque loro due attaccanti molto veloci, cercare di dare meno profondità possibile e accorciarli appena loro hanno palla sui piedi. Questo è l'intento. Simo, un giocatore molto importante probabilmente per il Pescara, da cui poi dovrebbe essere Caprari, uno che ha delle doti tecniche insomma straordinarie, che magari fino a quando non ha trovato il gol poteva avere un po' questo blocco. Il gol di Avellino può essere una chiave per lui può essere un giocatore importante nella rimonta del Pescara? Beh, il gol penso per ognuno degli attaccanti è una medicina fondamentale, nel senso che comunque psicologicamente ti può sbloccare e giocare magari con più semplicità, e quando giochi con più semplicità comunque le cose ti vengono meglio, riesci a fare quello che di buono hai, e quindi lo metti a disposizione della squadra. Lui, come Politano, come Cutro, come Mascara, come tutti gli altri attaccanti, che comunque abbiamo una rosa fortissima, lo può aiutare a questo livello qui. Comunque ha la fiducia dei compagni, ha la fiducia del mister che l'ha messo in campo, l'ha ripagata, e quindi penso che se verrà chiamato in causa metterà a disposizione tutte le sue doti, ecco. Benissimo, grazie. Benissimo, cosa, prima parlare del pranzo insieme. Sì. No, ma ti dico la verità, ho legato un po' con tutti, perché mi diramo con i compagni, quindi ecco, magari con quello che esco di più adesso è Sforzini, perché comunque c'ha la ragazza che è col bambino a Roma, e quindi è da solo, e io sono qui da solo perché mia ragazza lavora a Padova, e quindi siamo un po' più insieme, ma un po' con tutti, con Belardi, Politano, svario con tutti. Vario. Sì.